Tra le iniziative più significative della partecipazione del gruppo bancario ICREA a Expo si inseriscono i business workshop organizzati da ICREA Banca Impresa. Incentrati sui temi ispiratori di Expo, i workshop hanno offerto alle imprese del credito cooperativo una panoramica sugli strumenti e sulle opportunità a sostegno di crescita, sviluppo e sostenibilità delle loro attività e dei loro territori. Centrali sono state le figure di alcuni imprenditori che hanno portato esperienze di eccellenza e la testimonianza di come l'affiancamento della banca di credito cooperativo possa contribuire sensibilmente al raggiungimento di traguardi importanti. La nostra è un'azienda che è giovane perché è nata nel 1996 e adesso siamo 140. Noi abbiamo una doppia anima, una sulla frutta e quell'altra sulle proteine vegetali. Il nostro progetto è partito 20 anni fa e quindi abbiamo studiato le rielaborazioni della soia, del frumento e della frutta in maniera che potessero essere più comode, più fruibili in un sistema più moderno di alimentazione. La base sono tofu e seitan, che sono di uno origine orientale, quell'altro di origine canadese, in quanto il Canada produce dei grani teneri di forza. Questo invece, come filiera italiana, lo stiamo portando sulle produzioni nazionali, quindi di filiera regionale, per valorizzare al massimo quella che è la PLV dei nostri agricoltori. Il tofu sta nell'alimentazione orientale con quello che è oggi da noi è il formaggio, con la differenza che nel formaggio ci sono i grassi, nel tofu ci sono delle proteine. E questo ha fatto sì che un prodotto che comunque aveva una forte caratterizzazione a livello locale come produzione, con lo sviluppo che abbiamo fatto nelle nostre aziende agricole, nei nostri stabilimenti, ha acquisito un sapore più italiano, per cui noi non abbiamo, per scelta, coperto i sapori della soia con delle altre aromatizzazioni, ma abbiamo creato, come è nella cultura italiana, una base neutra sul quale puoi arricchire con le lavorazioni di cui siamo maestri. Il Ministero della Sanità ha 20 milioni di malati che sono rappresentati dalla cronicità dell'abuso, della presenza di eccessi di colesterolo, di diabete e di ipertensione, determinati sostanzialmente dai grassi, dagli zuccheri e dal sale. Quindi i nostri prodotti non hanno praticamente colesterolo, nascono, l'azienda madre si chiama Natura Nuova perché andiamo a trasformare un prodotto agricolo, quindi naturale, con delle tecnologie di trasformazioni nuove. Le proteine vegetali possono avere un domani quello che per noi è stato l'impatto di patate e pomodori. Come sarebbe possibile pensare a una cucina italiana o europea senza patate e pomodori? Ma non sono italiani e nemmeno europei, quindi sono stati importati e hanno anche creato una cultura agricola. Nella divulgazione medico-scientifica abbiamo stretto delle partnership sia con istituti di ricerca, sia con le scuole alberghiere, perché investiamo in quello che domani saranno gli operatori professionali, ovvero gli chef, ovvero gli operatori che appunto tratteranno nelle loro cucine i nostri ingredienti. Una gamma che va dai burger ai tramezzini, tutte le declinazioni che si possono ottenere utilizzando al posto, in alternativa alla proteina animale, quelle che sono le proteine vegetali. Quindi toccando il food service, il dettaglio, la grande distribuzione, questo è, come vi dicevo, la base del progetto per essere di facile presa e facilmente acquistabili. Quindi tutto quello che è stato finanziato, compreso l'ultimo stabilimento dalla BCC, è indirizzato al raggiungimento con degli standard economici accettabili, quello che è la domanda di un prodotto che sta diventando sempre più diffuso. E avere quindi delle spalle solide, dei progetti con i piedi piantati per terra
e delle banche di dietro che ti sostengono e che ti danno la benzina giusta.